intanto vi presento i miei due collaboratori, si aggiungerà anche Diego poi più tardi, e Andrea Rodriguez, la ragazza che è lì, lei è colombiana, adesso vive a Roma ed è la mia team manager, nonché braccio destro, Francesco Luiso, anche lui possiamo dire mio braccio sinistro, nonché direttore marketing e specializzato in tutto il marketing di Mental Tennis. E niente, che dire, inizio dicendo che se sono qui a fianco a me è perché prima ancora di essere dei grandissimi professionisti veramente sono delle persone eccezionali e non ho vergogna a dire che sono veramente diventati i miei migliori amici e questa è una cosa che mi piacerebbe condividere con voi perché qui dentro ci sono dei valori importanti. Come ho spiegato, quello che mi guida nella vita è cercare di tirare fuori il meglio dalle persone. La mia storia personale, faccio un breve accenno così ci capiamo. Io ero manager internazionale di una multinazionale svedese, si chiama Media Planet, e niente, mi hanno affibbiato un coach per diventare capo area Portogallo, Grecia, Spagna, Italia, e al che mi sono innamorato della professione del coach, ho lasciato quella del manager, perché più che licenziare gente e stressarli per raggiungere i budget, nel profondo del mio cuore avevo intuito, avevo capito che mi amavo tirare fuori il meglio dalle persone, tant'è vero che poi ero diventato country manager perché riuscivo veramente a tirare fuori il massimo dal team, e infatti questi qua mi mandavano in giro per il mondo a aprire le varie sedi. E allora ho capito che, voglio dire, dice, prendi l'arte e mettila da parte, no? Perché dover regalare gli anni migliori della tua vita quando magari ti puoi aprire qualcosa di tuo? Ok, mi sono lanciato, ho finito questa esperienza e ho investito tutta la mia liquidazione in questi studi che ho fatto. Vi faccio questa breve introduzione perché possiate capire veramente la mia storia. E quindi mi sono buttato anima e corpo nel tema dell'evoluzione personale, e tra l'altro arrivando a fare cose fuori dal mondo, cioè nel senso che se non vivevo di quello che vendevo, cioè non mangiavo. Io ho passato 6 mesi a Barcellona, dove veramente ho messo in pratica quello che ho studiato, e mi sono detto che se questa doveva diventare la mia professione, dovevo imparare a vendere. E non è solo una questione di imparare a vendere, è che devi imparare a produrre risultati. Qui andiamo nel primo punto di Mental Tennis. Mental Tennis non è soltanto teoria, non andrete a fare un corso online. Mental Tennis ha 15 anni di esperienza sul campo, con tennisti, professionisti, amatori e agonisti, e quello che fa è tutto incentrato sul produrre risultati pratici sulle persone. Dunque, parlare, probabilmente siamo in tanti che lo sanno fare, produrre risultati già diventa una scrematura più importante. Dunque, tutto questo metodo è incentrato nel farvi veramente raggiungere dei risultati evolutivi, tra l'altro misurabili nel tempo. Ok? Allora, Mental Tennis, diciamo, è un marchio registrato nel Regno Unito, dunque in Inghilterra viene prima l'aggettivo e poi il sostantivo. Dunque in Italia, in Spagna e nei paesi latini noi lo chiamiamo tennis mentale, e lo facciamo basicamente per due ragioni anche. La prima, perché è veramente la componente mentale di questo sport, che tutti dovrebbero sapere, non solo gli psicologi, non è necessario essere psicologo per farlo, lo dico in totale armonia. E lo dico anche perché ritengo che il lavoro dello psicologo sia molto utile, dello psicoterapeuta, però no, francamente non è il nostro. E dunque, tennis mentale perché? Perché tu va a toccare tutta la componente mentale del gioco del tennis, e noi l'abbiamo resa fruibile, in realtà io l'ho resa fruibile a giocatori e allenatori. Quindi tennis mentale, sì, abbiamo spiegato che sì, la mia azienda è in Inghilterra, la sede è a Londra, e non ho problemi a dirvi che io ho voluto francamente uscire dall'Italia perché in Italia non mi consentivano di potermi esprimere, purtroppo non vige la meritocrazia,
grazie a Dio, ho avuto modo e fortuna di viaggiare nel mondo, dunque so che non è proprio così in tutto il mondo. Ci sono anche dei posti dove se sei bravo veramente puoi farcela, puoi emergere, ti consentono quantomeno di lavorare. In Italia tra tasse, fitte e quant'altro era un po' impossibile, dovevi manicarti e diventare uno di loro, un massone o qualcosa del genere. No, sto scherzando, però la verità è che è veramente così, cioè, nel senso che io anni fa, nel 2015, conobbi a Tirrenia Michele Dell'Edera e il professor Daino e mi spiegai che erano già 10 anni che facevo questo mestiere, però loro mi dissero: guarda, se non hai la laurea in psicologia non puoi collaborare. Da lì, giusto un attimino per farvi capire come sono fatto, ho detto va bene, allora mi faccio la mia impresa. Ragazzi, io ho preso tante di quelle porte in faccia, di quei dispiaceri, di quelle delusioni, che sono diventato un allenatore di persone perché veramente ne ho attraversati tutti i colori e non mi spaventa niente. Questo quando scendete in campo con me lo avvertite, se mi date fiducia. Allora, cominciamo a spiegare cos'è mental tennis. Allora, mental tennis è un metodo di addestramento della mente, della vostra mente, che serve a liberare il vostro potenziale nel momento in cui avete la prova, nel momento in cui dovete scendere in campo per competere. Dunque, non si tratta di mental coaching, non si tratta di psicologia, e in due parole vi faccio un esempio per farvi capire, perché il nostro lavoro è quello di trasferire a voi una conoscenza specifica. Quindi noi siamo dei formatori e il nostro mestiere è quello di darvi e fornirvi una conoscenza specifica per mettere in pratica questo metodo. Facciamo un esempio. Io quando devo insegnarvi a entrare nello stato alterato del focus, che è la massima capacità di concentrazione, in cui vi insegnerò a permanere durante tutto il percorso della partita, io non devo risolvere un problema che avete con vostro padre o vostra madre perché vi finanziano il percorso e però vogliono ottenere dei risultati, vogliono che diventiate dei campioni. Quindi vi mettono pressioni, voi ci dite che entrate in campo, siete stressati perché pensate a vostra madre che dopo se non vincete vi farà il mazzo tanto di qua di là di su di giù. Noi queste cose non le facciamo, noi veramente queste cose le lasciamo agli psicologi. Noi quando scendete in campo vi insegniamo ad isolare la mente, vi insegniamo a isolare il pensiero, vi insegniamo che quando si scende in campo mi dispiace, le tasse non ci devi pensare, se ti ha lasciato la ragazza mi dispiace, però sei venuto qua. Vuoi fare questo percorso? Forse i tuoi hanno anche speso dei gran soldi perché non siamo proprio economici. Allora vieni qua e ti metti e ci dai tutta la tua disponibilità, il tuo ascolto, il tuo impegno e soprattutto la tua fiducia. Ma cosa ancora più importante, ricordatevi che Mental Tennis è una sorta di software che produce i suoi effetti nel lungo periodo. A parte che ci sono delle persone che quando faccio già la prima sessione, già da subito producono dei risultati imbarazzanti, però non è quello. È che quanto ci avete impiegato a imparare dritto e rovescio? Ci avete impiegato un bel po'. La stessa cosa è per allenare la mente. Allenare la mente richiede del tempo. Dunque, la prospettiva che noi forniamo con questo metodo di addestramento della mente è che, a parte portarti a consapevolezza di quello che ti sta accadendo, noi facciamo in modo di darti gli strumenti perché tu possa allenare te stesso ogni volta che scendi in campo e soprattutto quando competi. Perché è quello che fa la differenza. Perché se tu sei una persona a cui piace allenarsi, dare tutto, se alleni anche la mente, per forza di cose, aumenterai il tuo rendimento in campo. Questo è inevitabile. La prospettiva è che lo farai iniziando probabilmente da oggi e lo farai tutte le volte che scendi in campo. Evidentemente, per allenare la mente, uno deve capire cosa gli sta succedendo, deve capire i fantasmi che gli remano contro, deve capire i nemici interiori che ha, deve capire gli strumenti di tennis mentale che abbiamo a disposizione, ed è per questo che ci vuole il tempo necessario. Qual è il nostro fine ultimo? Guardate, la cosa bella di questi corsi, che ripeto, sono corsi formativi online e poi allenamenti specifici di tennis mentale in campo, è che il nostro fine ultimo è quello di rendervi indipendenti da un mental coach, di farvi cioè raggiungere l'autonomia in campo, come portandovi a contatto con voi stessi. Nel senso che una delle cose che insegniamo è che voi entrerete in contatto con voi stessi e proprio per questo diventerete il vostro migliore allenatore mentale, cioè capirete
capirete che cosa vi succede e con gli strumenti che vi daremo riuscirete, nell'ottica di un lungo periodo, ad allenare la mente per correggere, mettere a posto, cambiare, animare, supportare, guidarvi, tutto quello che serve dal punto di vista mentale, senza dover dipendere da un mental coach, perché noi riteniamo che ogni persona ha tutte le risorse che gli servono per poter essere indipendente, e se ce l'ho fatta io, probabilmente ce la possono fare in tanti. Di fatto io ci ho proprio creato un metodo, quindi la mia mission è proprio quella, fare in modo di trasferirvi tutta questa conoscenza specifica. Allora, come lavoriamo? Allora, tendenzialmente le nostre sessioni, i nostri corsi sono organizzati in sessioni, che poi i corsi hanno diversi profili perché sono rivolti sia ai giocatori che agli allenatori. Ad ogni modo, a seconda del profilo che uno ha, se uno è un quarta categoria oppure un principiante, diciamo, c'è il corso basic, il corso start. Se uno invece ha già ambizioni di classifica, una terza categoria o seconda categoria, c'è il corso advanced. E poi per chi è un professionista che vuole affrontare la delicata transizione da junior a pro, c'è il corso pro, oppure c'è anche il corso pro per veri e propri professionisti già del mondo ATP e WTA. Dunque, le nostre sessioni durano circa un'ora e mezza, a seconda del livello di apprendimento delle persone, e sono organizzate in maniera tale che in una prima fase noi spieghiamo, ma poi anche controlliamo che quello che abbiamo spiegato lo avete integrato nel modo corretto e sapete anche rispiegarcelo, perché alla fine la comunicazione produce un risultato nel momento in cui diventa efficace. E tante volte le persone ti dicono sì, ho capito, poi gli fare domande e magari non te lo sanno rispiegare o non hanno capito fino in fondo. Noi siamo così onesti da pensare che dobbiamo realmente produrre dei risultati in voi, quindi qualche volta vi faremo delle domande proprio per accertarci che il vostro livello di comprensione sia adeguato a quello che noi ci aspettiamo. Questo perché è una cosa fondamentale, perché poi quando andate in campo, poi dovete dimostrarci di mettere in pratica mental tennis, no? Pensate a mental tennis come una sorta di software che inserito nella vostra macchina, nel vostro computer, che è la mente e il corpo, fa girare tutto in maniera più efficace, più efficiente e anche più veloce. È ovvio che se non avete capito bene di che cosa si tratta, non riuscite bene a contestualizzare il metodo, evidentemente sarà anche difficile poi produrre dei risultati in campo, ed è per questo che noi ci dicono che a volte siamo severi, ma lo facciamo sempre per il bene del cliente. Il nostro ruolo, come vi dicevo, è duplice, quindi noi abbiamo due ruoli. La prima parte è quello di formatore in aula o nel corso online, e dove il nostro lavoro è quello appunto di trasferirvi una conoscenza, e il secondo ruolo è quello di fare gli allenatori in campo. In tal senso Francesco per esempio è formatore in aula e online, Andrea invece è anche allenatrice advanced in campo, e quindi allenatrice e soprattutto maestra, quindi insegna la tecnica e si avvale anche della videoanalisi per correggere. A tal proposito poi vi farò anche parlare con loro e loro ci diranno le loro testimonianze in merito a mental tennis, che anche quello è molto importante. I servizi che vendiamo sono quattro basicamente, riguardano i giocatori, gli allenatori, chi vuole diventare allenatore di mental tennis farà il corso con noi, a seconda dei ragazzi, della tipologia, del ranking, degli allievi che ha, sceglierà un corso piuttosto che un altro. E poi c'è il corso per genitori, che è molto molto importante, perché va a mettere veramente una certa serenità in famiglia, perché il tennista è veramente... Il tennis è uno sport molto duro psicologicamente, ma soprattutto non è il calcio, i meccanismi sono diversi e la cultura tennistica in Italia non è poi così sviluppata, del resto non è neanche in tutto il mondo, però quello che voglio dire è che molte volte i genitori possono essere motivo di disfatta totale per i figli, altre volte sono invece la causa del loro successo. La mia esperienza mi dice che un genitore ben formato con noi riesce a trasformare i punti di debolezza e di sofferenza con il figlio in punti di forza, facendo gioco di team. L'altro servizio poi è quello per i team delle academy, dove tante volte vado in giro, vedo
delle figure molto demotivate, poco professionali, poco incisive. Allora mi chiamano anche per quello, per fare un po' come è successo alla stampa Sporting, questa sorta di team coaching. Ok, dunque abbiamo detto che mental tennis ha una parte di teoria e poi ci sono gli allenamenti pratici. Noi diamo la possibilità per chi vuole fare il corso di partecipare al corso e va bene così. E uno poi può finire, ok, saluti e grazie. Oppure chi vuole, e io lo consiglio vivamente, sostiene la prova finale per fare in modo di dimostrare a se stesso e a noi, prima di tutto, che è in grado di maneggiare questo mental tennis. Perché alla fine, quando fai il corso e integri mental tennis nel tuo modo di giocare a tennis, allora tutto funziona meglio. Ma semplicemente perché la mente diventa una risorsa. Non è che noi dall'oggi al domani ti tocchiamo e diventi Rafa Nadal, non è che con una sessione risolvi il mondo, però ti assicuro che se ci dai credito, se ci dai fiducia e porti pazienza, perché questo è un punto debole delle persone, vogliono tutto e subito, se veramente ci credi e alleni la mente come dovresti allenare Mi ginger ogni limone. giorno con quell'intensità, con quella caparbietà, non ti scoraggi, è tutto, vi assicuro che i cambiamenti sono devastanti, questo ve lo assicuro, credetemi sulla parola. Allora, bene, ora l'introduzione direi che è stata fatta, io lascerei un attimo, se volete Andrea e Francesco parlare, partiamo da Francesco, se vuoi dare tu la tua testimonianza, come ci siamo conosciuti, racconta proprio in totale serenità la tua storia, visto che tra l'altro poi siamo anche diventati grandi amici. La stessa cosa riguarda Andrea. Andrea, io ho un microfono acceso, se me lo togli, che sennò disturba magari. Ciao a tutti, buon pomeriggio anzitutto, grazie Filippo. Grazie. Filippo, dico anche due parole su Filippo, oltre ad essere un grandissimo professionista, e spero abbiate la possibilità tutti quanti di conoscerlo da questo punto di vista, ma anche una stupenda persona, un grande amico. Vi racconto brevemente cosa faccio nella vita. Io sono un esperto di marketing, collaboro con Filippo e Andrea e Mental Tennis da diversi mesi e li ho conosciuti in realtà come tennista. Questo è successo più di un anno fa. E magari alcuni di voi stanno attraversando, spero di no, però ho visto che poi in realtà tanti ragazzi hanno affrontato un po' quello che vivevo io. E io avevo ripreso a giocare, sono un giocatore di quarta categoria, avevo avuto un lunghissimo infortunio, avevo ricominciato a giocare, a fare qualche torneo più di un anno fa, però entravo in campo con un'ansia incredibile. E dopo qualche torneo in cui veramente anche al primo turno giocavo sempre iperteso, tornavo a casa arrabbiato, stavo seriamente decidendo di mollare tutto, nonostante avessi fatto moltissima fatica a recuperare dall'infortunio, però cioè proprio l'entrare, anche solo il pensiero di fare una partita di torneo mi rendeva un pezzo di ghiaccio in campo, ma non nel senso positivo, nel senso di davvero ero un ghiacciolo, iperteso, non mi divertivo. E devo dire che quello che è successo è che ho lanciato un messaggio, un SOS in rete, perché davvero non sapevo a chi rivolgermi, e qui c'è stato, io penso, un segno del destino, perché ho incontrato Filippo e Andrea e mi hanno raccontato quello che facevano, come potevano aiutare qualcuno che aveva le problematiche che stavo vivendo. Io ho fatto quindi il corso da giocatore, tutto il percorso delle 10 sessioni che noi prevediamo, corso fatto online, e devo dire che fin da subito, al di là del fatto che subito Filippo riesce a entrare in sintonia, a capire quelle che sono le tue problematiche, mi ha subito rassicurato sul fatto che con il tempo avrei avuto dei risultati. Io quello che non pensavo è che in realtà, devo dire, ero un po' scettico, questo un po' per come sono fatto io, però mi sono fidato. E questo è il primo consiglio che do a tutti, è quello di fidarsi, perché è davvero un grande professionista. E quello che il metodo, dà è proprio, ci sono degli strumenti concreti che permettono di affrontare tante delle problematiche che i giocatori, di qualsiasi livello si trovano a vivere in partita.
E sono degli strumenti pratici che Filippo e Andrea mi hanno insegnato a mettere in campo ogni volta che scendevo a fare una partita di torneo. Quindi c'è stata una prima fase in cui ho dovuto proprio, ed è qui che richiede uno sforzo e un allenamento, perché per questo è un addestramento, perché sono degli strumenti che non si è abituati ad utilizzare, cioè siamo abituati a provare centinaia di dritti di rovescio, come diceva Filippo, però da addestrare la mente non ci pensa mai nessuno, è incredibile come non lo si faccia, dovrebbe essere davvero, secondo me, qualcosa che fin da piccoli dovrebbe essere insegnato nelle scuole tennis, perché davvero fa la differenza. E devo dire, Filippo, con tanti strumenti, oggi magari qualcuno lo cominceremo a scoprire assieme, pian piano ho cominciato a utilizzarli in campo, a utilizzare degli strumenti specifici per i miei problemi. E devo dire, ci sono stati dei netti miglioramenti da subito, continuando con la pratica si migliora la performance in campo in una maniera incredibile. Ho ricominciato a vincere delle partite, ma al di là di questo c'è una cosa per me forse che è stata ancora più importante, che ho ritrovato davvero la gioia di tornare a fare una partita di torneo. Stavo per abbandonare uno sport che amo tanto e oggi invece devo dire che sono ritornato a giocare con passione. Non sono un professionista, non lo sarò mai, però è uno sport che mi dà tanto divertimento e tanta gioia e quindi non posso che consigliarvi di fare un percorso con Filippo. Perfetto, io ti ringrazio Francesco, vorrei soltanto aggiungere che francamente nella mia esperienza quello che posso dire è che le persone possono avere delle intuizioni, possono aver fatto qualche studio, ma la verità è che il motivo per cui anche nasce Mental Tennis Azienda è che proprio sia i maestri che i tennisti hanno bisogno di un corso di formazione della componente mentale di questo sport, che non c'entra niente con la psicologia, non dobbiamo curare la mente di nessuno. Tra l'altro, tutte le tensioni e le cose che tu vivi in campo da tennis sono cose che vivono tutti i tennisti. Il problema è che una volta che tu le conosci, le sai ben collocare nella tua emotività, vai in campo molto più rilassato, con un po' quello che è successo a Francesco. Quando l'ho conosciuto era un miscuglio di emotività a livelli clamorosi e abbiamo rimesso a posto le cose al posto giusto e poi le abbiamo anche corretto in campo con la videoanalisi. Io rimango folgorato a 20 anni che nessuno ha saputo veramente insegnare un dritto da giocare con margine. Gli abbiamo insegnato veramente più spin e meno speed, che vuol dire gioca con più rotazione e quant'altro, e da lì tutti gli errori gratuiti che commetteva, buona parte li ha eliminati. Questo per dire che comunque il lavoro è sempre doppio, è anche in campo, perché io mi avvalgo anche di professionisti. Assolutamente, con Filippo completo ho fatto tutto il percorso di webinar, poi siamo andati in campo ed è un lavoro che continuiamo ancora a fare, quindi non è ancora completo e questa è un'occasione sia per continuare a mettere in campo tutti il metodo di mental tennis e poi anche per abbiamo apportato delle migliorie tecniche e poi insomma da loro siamo diventati grandi amici e collaboriamo insieme a questo bellissimo progetto. Grandi amici francamente lo dico perché comunque chi alla fine riesce a condividere un po' quelli che sono i miei valori, per forza di cose poi diventa mio amico, perché poi le persone, al giorno d'oggi, trovare persone oneste, persone che comunque veramente credono e si mettono a disposizione non è facile. La gente pensa spesso a come avvantaggiarsi. Comunque, chiusa parentesi, lo dico perché recentemente ho avuto una bruttissima delusione da quello che pensavo fosse il mio collaboratore, che invece ho dovuto eliminare. È stato uno che ha preso tutto quello che doveva prendere, non mi ha nemmeno pagato e adesso va in giro a dire che fa queste cose qua. E vabbè, non voglio fare nomi e cognomi, ma era giusto prendere le distanze da certe persone. Detto questo, io direi intanto, prima che possa dare la sua testimonianza Andrea, di farvi vedere un po', smorzare un pochino, facendovi vedere un po' un filmato che vi fa capire un po' che tipo di allenatore sono io. E io direi ad Andrea sia di condividerlo via Zoom, però per coloro che non potessero sentirlo per qualche strana ragione di connessione,
magari Andrea, se riesce a inviare il filmato via WhatsApp, perché okay. è molto bello e importante. E Ettore Messina, allenatore di basket. Ok, adesso okay. lo vediamo insieme. Cercherò di essere interattivo, quindi anche di farvi parlare. Andrea piloterà le varie domande, cercando di farvele fare almeno una o due a tutti quanti, perché io voglio sentirvi, voglio parlare con voi. La cosa che mi interessa è proprio interagire. Allora iniziamo a vedere questo filmato, poi passiamo alla testimonianza di Andrea. Allora, se avete visto questo filmato avete capito come sono io, diciamo, come allenatore, no? Scusate il francesismo, dice Ettore Messina, c'è una parte del vostro lavoro dove vi dovete rompere i coglioni. Ora, qui si suppone che il webinar è per i tennisti, quindi lo dico perché lui in realtà lo sta facendo per gli allenatori. Io non è che a me piace rompere i coglioni, a parte che sono un rompicoglioni come Ettore Messina di natura perché credo in quello che faccio, però potete star certi che non entro mai in conflitto personale con le persone, non mi interessa entrare in guerra. Quello che faccio, spiego sempre che lo faccio, per un bene più grande, che è quello che evidentemente serve alla persona per evolvere. Voi non avete idea di quando si scende in campo quanti fattori psicologici entrano in ballo, gente che non ti ascolta, gente che fa quello che vuole. Ragazzi, io non è che, a me non è che piace fare il sergente, però a volte quando devi tirare un gruppo e devi anche sapere quello che devi dire, e soprattutto è importante che le persone capiscano che a un certo punto, in quei momenti in cui ci sono io, bisogna smettere di ascoltare se stessi per ascoltare la voce dell'allenatore, ma non perché è un egocentrico o perché gli piace brillare e fare la stella. No, io lo faccio per darvi la mia conoscenza, però è ovvio che se voi ascoltate voi stessi e non me, e quello succede sempre quando si scende in campo, allora diventa difficile produrre evoluzione. Ma voi mi direte, io mica lo faccio apposta, è proprio per quello che sono lì. Io so che voi non lo fate apposta, siete immersi nelle vostre tensioni, nelle vostre paure, nelle cose, ma è proprio per quello che io arrivo lì e anche con un linguaggio del corpo cerco di svegliarvi per farvi capire chi dovete ascoltare. Perché la paura nel tennis è un'illusione, non è che siamo stati rapiti dall'ISIS e ci stanno per sgozzare. Non è che stiamo per cadere in un burrone. La paura nel tennis è solo un'illusione che vi crea non il vostro io sano, ma il vostro ego. E poi magari ne parleremo. Adesso andiamo un attimino avanti, vi faccio questa breve introduzione sulle sei macro aree, poi lascio la parola ad Andrea. Andrea, tu devi semplicemente raccontare la tua storia. Dopodiché vediamo un filmato importantissimo che, guarda un po', casualmente è stata, se vogliamo proprio così definirla, quasi una conferma del cielo, no? Che ero sulla giusta strada, e su ciò che veramente facciamo quando addestriamo la mente a competere, e così capite anche la differenza tra noi e quello che c'è in giro, e poi andiamo a interagire. Quindi, allora, comincio con le sei macro aree. Ah, sentite, la motivazione, iniziamo da quella. E molte persone, per dire, ma vengono dicendo che sono motivate, poi quando il gioco si fa duro, la motivazione sparisce. Allora, è importante per me capire che tipo di motivazione avete, perché la motivazione è il motore che conduce ai risultati. Senza motivazione e senza una motivazione ben strutturata, il percorso non è calibrato. Cioè, magari uno arriva con l'idea che chissà che cosa vuole fare e poi in realtà si scopre che in realtà quello che gli interessa è andare in campo per vincere la paura. Va benissimo, non c'è nessun problema. Dico soltanto che io, in qualità di allenatore e formatore di tennis mentale, devo estrarre una motivazione ben strutturata. E in tal senso c'è tutto un percorso che porta delle leve verso, cioè capire
quali sono i sogni che volete raggiungere, gli obiettivi che volete raggiungere e da quali situazioni invece vi volete allontanare. E molte volte queste sono le leve che fanno, diciamo, tra virgolette, muovere il sederino di più di quello che è raggiungere i sogni, delle leve verso. Dunque, una motivazione è tale se nel nostro mestiere si riesce a strutturare degli obiettivi sfidanti ma realistici. Cioè, se noi riusciamo a strutturare insieme a voi degli obiettivi che sono sicuramente stimolanti e sfidanti, ma realistici, allora è come se il vostro cervello vedesse quella cosa ogni giorno sempre più raggiungibile e quindi piano piano è come se si sbloccasse e sbloccasse tutto il potenziale. Quindi motivazione l'abbiamo spiegata. Andiamo sull'attitudine, il mindset. Allora, mindset, noi diciamo diamo quelli che sono 10 principi, noi chiamiamo i 10 comandamenti della mentalità vincente, e chiediamo alle persone, ai tennisti che sposano il progetto di mental tennis, di anteporre a tutto quello che gli passa per il cervello questi 10 principi. Perché? Perché è così che si sviluppa e si allena una mentalità vincente. Ok? Sono principi che possono sembrare quasi filosofici, ma in realtà sono molto molto pratici e parlano il linguaggio del tennista, che è anche una cosa che ci contraddistingue. Noi non siamo mai generici, andiamo sempre, siamo tennisti che parlano a tennisti, quindi capiamo situazioni di gioco, capiamo di tattica, capiamo di game plan, siamo tennisti che parlano ai tennisti. Ok, quindi cioè non è che con noi parlate in maniera generica, parlate proprio di cose pratiche. L'attitudine, quella è una cosa molto interessante. E perché? Perché è interessante? Ma è interessante perché i nostri allenamenti e anche le nostre chiacchierate, nel caso della serenità interiore, per esempio, vanno a sviluppare in voi quelle che sono le virtù necessarie che un tennista oggi deve possedere. Tennista, parliamoci chiaro, il tennista, quello vero, è un superuomo. Quindi i benefici che dal campo da tennis si porta poi nella vita di tutti i giorni sono fantastici e meravigliosi. E, diciamo, queste qualità io potrei dire le più importanti, queste virtù che sviluppiamo con gli allenamenti e con i corsi. Prima di tutto la serenità interiore, cioè se tu quando vai in campo non sei sereno dentro, nel profondo, e quello è un qualcosa in cui noi ci facciamo arrivare con il corso del tempo, sia parlando che dando degli strumenti, diventa difficile. Appena le cose cominciano a non funzionare, panico. Sono sotto 3 game, ho doppio break nel primo set, la mia mente va già che io ho già perso il primo set. Serenità interiore è la base per poter giocare a tennis. Guardate che un tennista sereno, ma con grinta, è proprio un tennista che ha raggiunto l'equilibrio necessario per poter fare questo sport. Essere sereni, Roger sembra un angiolè, sembra sereno, quasi non fa sforzo, ma non è che è un leone, ok? Quindi, passiamo all'altro, l'amico di Roger. Grinta, intensità, spirito guerriero. Scende in campo, c'è gente che ancora prima di scendere in campo si fa la pupù addosso. Cioè, di chi stiamo parlando? Qua bisogna scendere in campo e non è che dovete ammazzare nessuno, dovete solamente giocare a tennis e divertirvi e colpire la palla. Solo che a volte vi farò proprio sfogare nel colpire la palla perché sembra che siete trattenuti, che avete paura di colpire questa palla perché esce. Non importa se esce, dovete liberarvi. Dunque, vi insegnerò come veramente switch to killer mode, cioè diventare veramente dei killer. Ma killer che ammazza questo? No. Killer come Roger, come Rafa, come Nole, che ammazzano la partita. Quelli se vi possono dare 6-0, 6-0, ve lo danno, non è che fanno tanti sconti. Perché? Il tennis è fatto così. No, ma io quando gioco con un signore di 55 anni non riesco, perché poi mi dispiace farlo correre. Il signore di 55 anni se può ti massacra e ti dà 6-0, 6-0 e ti stringe la mano. Quindi, ragazzi, il tennis non va confuso con la vita. Ok? Nel senso che non state, se quello non ce la fa a correre, prende, lascia la partita e si ritira, cosa deve fare? Io ci sono passato da questa gente, quante me ne hanno date?
pazienza e resilienza. C'è gente che al secondo scambio già vuole uscire. Io ho un ragazzo con cui ho lavorato un sacco di tempo, usciva subito dallo scambio. Stai calmo, pazienza, costruisciti il punto. Calmati, stai tranquillo. Perché vuoi uscire dallo scambio? Perché lui sembrava, si sentiva come se facesse a botte con l'avversario. Ma non stai facendo a botte, stai giocando a tennis, tranquillo. Tieni lo scambio. Ma poi pazienza anche nei confronti di voi stessi. C'è gente che appena sbaglia comincia ad avere il solito processo, nervoso a manetta, disgusto verso se stessi, depressione emotiva, uscita dalla partita. Calma, che non siete professionisti, non vi allenate 58 ore al giorno, dovete star tranquilli, dovete fare riscaldamento. Avete 10 minuti se no per fare riscaldamento, non sentite i colpi e già perché sbagliate due colpi vi date addosso. Vuol dire niente vi siete allenati 2 settimane. Il tennis è uno sport di sensazioni. Tant'è vero che molte persone riescono a giocare un tennis decente dopo il 5º o 6º game. Ok? Quindi tranquilli. È ovvio che i professionisti, a loro gli parlo in maniera diversa, che quelli hanno fatto magari un'ora di warm-up e con quelli un profilo diverso. Solidità mentale, ma lo dico perché qui dentro non mi pare che ci siano ATP, giusto Andre? Ci sono dei seconda categoria che comunque possono solo riconfermare. Solidità mentale di gioco, ok, quella è un'altra cosa, quello fa parte anche del metodo che vi stiamo, che vi insegneremo, che è uno stato alterato, no? Se voi prendete Djokovic, per esempio, lui sembra che a un certo punto veramente sia in un'altra, nella dimensione muro, tiro tutto di là, Djokovic e Rafa, ok, quello è uno stato che si arriva attraverso anche l'attivazione fisica. Però è uno stato dove i pensieri e le paure sono letteralmente svuotati. Tanto è vero che io nel corso ho proprio un link dove questa gente, nei momenti dove le persone normali si cagano addosso, loro giocano meglio. È questo che mi fa impazzire a me. Allora quello vuol dire che proprio loro le paure non le ascoltano minimamente. Ok? È quello che vi insegneremo, e non ascoltare le paure. Poi c'è proattività, una cosa molto importante. C'è gente che prima di essere proattiva va a passare la morte di 5 papi. Cioè, ok, essere regolari va bene, ma non pallettare. Cioè, a volte prendere l'iniziativa è fondamentale. Le persone hanno troppa paura di sbagliare e non lo fanno. Poi c'è coraggio e cuore. Quello è fondamentale, perché io se c'è una cosa in cui mi incazzo è quando la gente entra in campo e non dà tutto. Io dico sempre che la vera vittoria non è se tu vinci o perdi, perché dall'altra parte puoi anche avere un avversario che è più bravo di te. La vera vittoria è quando hai vinto le paure e quando hai lasciato tutto in campo. Che poi ci sia un giorno dove tu stai male, sei infortunato e non ce la fai, ma va bene, non succede niente, io non ti dico niente. Però come atteggiamento di base, imprinting di base, realmente con me devi dare tutto, perché se sciogli io mi incazzo come una iena. Io ti vedo, ti guardo. Sciogli vuol dire se te ne esci dalla partita perché sei sotto 4-0 nel secondo, io entro in campo. No, vabbè, dai, ciao, sta. Dico che comunque ti sgrido, ok? Quindi, questo riguarda l'attitudine. Gestione delle emozioni. Già, gestione delle emozioni, ci sono tutta una serie di strumenti che allenati nel tempo massimizzano l'efficacia del vostro tennis. Oggi magari ne facciamo un paio, si chiamano il processo di reset e la previsualizzazione. Focus, adesso, sì dai, facciamogli vedere il filmato del samurai, così capiscono cos'è lo stato alterato del focus. Ok Andre? Ok, sì. Ok, ricordati sempre di dirmi quando sta per scadere il link che dobbiamo avvisare tutti, ok? Ok, sì. Sicuramente abbiamo altri 25 minuti. Mando il link. Intanto, okay. Il filmato, io spiego che cos'è il focus. Per noi il focus non vuol dire solo concentrazione, non riguarda solo la parte mentale, il focus per noi è anche la parte fisica, è dove mente e corpo sono collegati. È uno stato dove i pensieri non esistono, dove al posto di essere sintonizzati sulle paure e ascoltare le paure, tu inizi a sentire, inizi a colpire, ok? Ed è un allenamento che io ti insegnerò, e tu stesso vedrai veramente con grande soddisfazione quanto migliora il tuo tennis. Anzi, ti dirai, ma perché non, cioè,
non me l'hanno detto prima, perché non lo sapevano, non te lo sapevano insegnare, per quello l'ho inventato questo metodo, ok? Allora, se sei pronta, Andre, manda tutti i link su WhatsApp. È proprio una dimensione dove tu smetti di pensare, via la mente e cominci a sentire e ti diverti da paura poi, perché poi il tennis lì diventa veramente divertimento. Bellissimo, bellissimo. E cosa che mi piacerebbe proprio regalare ad ognuno di voi. Va bene, questo è il focus, c'è l'identità di gioco, in pratica è una cosa che ci caratterizza ed è molto bella, molto importante, soprattutto alla luce che io sono qua in Spagna. Qua un po' un metodo standard, no? Cioè, nel senso che, voglio dire, insegnano sacrificio, lavoro, vero, giusto, quello che vuoi, però non è che tutti sono pallettari o tutti da fondo campo. Ci sono anche ragazzi che nascono serve in volley, ma non gli sponsorizzano l'identità, dunque l'identità viene soffocata, no? Noi di Mental Tennis ti mettiamo in contatto con la tua identità, non siamo noi che ti dobbiamo dire come devi giocare, noi facciamo in modo di tirarti fuori la tua vera identità. Magari tu sei una che sei un attaccante e non ti permetti di andare a rete perché il tuo maestro ti rompe sempre i coglioni che non devi andare a rete. Magari tu vuoi tirare forte dal fondo campo, non te lo permetti perché hai sempre paura di sbagliare. No, noi ti sponsoriamo, sponsorizziamo l'identità, ti insegniamo a credere nei tuoi mezzi, ad avere fiducia, a non far basare la tua fiducia nei tuoi mezzi nell'errore, che è una cosa fondamentale, per poi operare delle correzioni tecnico-tattiche. Ma non è che noi tipici italiani trapattoniani dobbiamo sempre basarci sulla paura di perdere. No, noi dobbiamo insegnarvi a vincere. Prima vi insegniamo a tirare forte anche. Vedete che divertimento che c'è. E poi vi insegniamo a tenerla in campo magari. Ma prima devi liberare il braccio, devi liberare la voce. Partono di quelle mine, di quelle schegge. C'erano i genitori in Toscana una volta che veramente... Mi applaudivano da fuori, ma questo dove cazzo è arrivato? Cioè, i figli da cos'erano 4-1 sembravano 3-1, cioè, tiravano di quelle perché avevano liberato il loro potenziale, non stavano ad ascoltare le paure, non stavano ad ascoltare, oddio, scusate se uso le parolacce, c'erano i bambini forse. Va bene, sì, io poi mi faccio prendere, sono vabbè, quindi niente, e liberavano proprio il potenziale ed erano tutti veramente stupiti, per dire quanto tennis che c'ho dentro che non ho mai usato alla fine. Perché? Perché sono concentrato sulle mie paure. Il mio linguaggio, quando è così, non è perché io sono maleducato, che lo sono, ma perché il mio modo di allenare a volte serve un pochino a svegliare gli animi e quindi ogni tanto lo faccio, soprattutto in certi profili. Ma perché così sveglio un pochino la persona e la persona mi segue molto di più. Va bene, poi l'ultimo è fiducia, autostima e flow. Una volta che tu hai i tuoi punti di riferimento, sai chi sei quando scendi in campo, non ti devi inventare niente, sai chi sei quando scendi in campo, dopodiché se non funziona cambi strategia. Però perlomeno non vai nell'incertezza, non vai nella panic zone, nella zona di panico, nel non sapere esattamente cosa devi fare tutte le volte che scendi in campo. Tu hai la tua identità,
noi te la sponsorizziamo, ti costruiamo sopra il gioco, e da lì è un processo di miglioramento continuo che porta la fiducia nei propri mezzi. Evidentemente, quando vinci partite, perché hai fiducia in te stesso, migliori l'autostima, fino ad arrivare al flow, che è la massima capacità di performance che possiamo avere ed è data anche dalla componente atletica e dalla componente tecnica, oltre a quella mentale. Però con mental tennis diciamo che la mente è il propulsore delle prestazioni. Quindi la mente diventa il propulsore, libera proprio le vostre prestazioni. Immaginatevi una mente risorsa alleata, cosa può fare rispetto a una mente che continua a remarvi contro tutte le volte che scendete in campo. Ok? E adesso lascio la parola ad Andrea per darci, che ci dà la sua testimonianza. Dopodiché metti pure la slide dei pain points, Andre, e così iniziamo a farvi parlare come promesso, fare parlare ognuno di voi. Perfetto. Niente, diciamo, sì, allora, come storia, la mia storia parte come, ovviamente, come maestra di tennis qui in Italia. Conosco Filippo, diciamo che un po' per caso, anche per grazie appunto ai contenuti o ai collegamenti delle pagine social, quindi ho visto proprio che condivideva dei contenuti riguardanti e la gestione della parte ovviamente mentale nel tennis, quindi mi sono interessata, mi sono avvicinata appunto per chiedergli uno come maestra se potevo ovviamente insegnargli o se era un metodo che era idoneo per insegnare ai miei allievi. Poi ovviamente ho scoperto che come giocatrice diciamo che ne prendevo molto vantaggio, quindi diciamo che ho riscoperto quella voglia di giocare, di rientrare in competizione per grazie ovviamente agli strumenti e ai principi che mi ha insegnato mental tennis. Avendo imparato il metodo, poi ho deciso, cioè mi ha coinvolto così tanto che poi ho deciso di lavorare con Filippo e niente, insegnandolo così come a Francesco, ad altri allievi che abbiamo avuto da diversi profili, come dice Filippo, da bambini ad adulti, io mi sono ritrovata con grandi soddisfazioni vedendo che nel metodo ovviamente i ragazzi, i bambini, anche gli adulti hanno trovato delle soluzioni, hanno risolto delle problematiche importanti che, come diceva Francesco, li stavano facendo praticamente smettere di giocare o di non godere di questo sport, ovviamente vivendo anche dei brutti momenti in partita, perché come tutti lo sappiamo, se non riusciamo a gestire la partita a livello mentale, a livello emotivo, e se ci facciamo portare via dalla rabbia, della frustrazione, dalla non sentirsi adeguati, ovviamente cioè giochiamo male la partita e la viviamo proprio come se fosse una sofferenza. Quindi vedendo questa evoluzione nei ragazzi e ovviamente negli allievi, diciamo che non solo ho trovato molta soddisfazione nel lavoro che abbiamo fatto, ma anche appunto riconosco a Filippo tutto quello che appunto, come raccontava dalla sua esperienza, dal suo lavoro, ci ha messo per creare questo metodo e, ripeto, per creare evoluzione nei ragazzi. Quindi questa è stata una bellissima... Non è stata facile, Andrea, non è che... Sì. Vinta subito, è stata... Ci ha messo un bel po' di tempo, però poi alla fine, diciamo, quello che le si può riconoscere è che ha aperto le porte, perché poi alla fine, ragazzi, noi possiamo stare qui a parlare e a cantarvela in ogni modo, però la verità è che questa è una cosa che dovete vivere sulla vostra pelle. Sì. È anche vero che magari uno che già conosce e vede la persona, probabilmente anche a me può fare la differenza. Infatti noi chiediamo sempre di avere la possibilità di parlarvi di persona, perché credo ancora nelle vecchie maniere. Io credo che sono ancora uno che crede nella parola che dà, e Andrea e Francesco possono dire che da quando mi conoscono, se ho detto una cosa poi l'ho fatta. Detto questo, io ti ringrazio, Andre, perché comunque da quando sei entrata anche tu
veramente c'è stata una complementarità di tutte le cose, e è stato proprio un ruolo cruciale il tuo per potermi espandere come azienda, diciamo. Niente, adesso io lascerei a voi le domande che avete. Ricordatevi soltanto che per quanto riguarda prezzi piuttosto che dettagli vari del corso, poi ne parliamo personalmente perché vogliamo essere esaustivi. Mentre invece vi lascerei la domanda adesso, se Andrea tu vuoi mettere la slide dei vari temi. Ok. Io direi che c'è anche un'ultima cosa che voglio dire. Noi, ripeto, diamo la possibilità anche di lavorare con noi. Perché? Perché formiamo gli allenatori che poi aprono una sorta di sede in franchising, che non solo permette alle persone di vendere i servizi mental tennis, ma di fare il corso con noi, di guadagnare dai servizi che mental tennis offre, e insomma, non solo in Italia, ma anche all'estero, perché comunque le cose si stanno allargando ed evidentemente non basta più essere un paio di formatori. Quindi nel caso a voi possa anche interessare condividere la nostra mission, che è quella di portare mental tennis, no, la nostra mission è quella di liberare il potenziale, ma la nostra visione è quella di portare mental tennis in tutti i club nel mondo, evidentemente dove parla l'inglese o ci possa essere anche un traduttore inglese, che sono disposti ad accoglierlo, perché fondamentalmente in questo ambito sono tutti con le orecchie, come con le antenne tirate, sono tutti con dei pregiudizi. Io lo capisco, perché in giro c'è tanta gente che dice di essere mental coach, e ragazzi, allora io ve lo giuro, guardate, io credo molto nella psicologia, nella psicoterapia e anche nel mental coaching. Io non sto parlando male di loro, dico soltanto, e Andrea e Francesco ve lo possono testimoniare, che da noi 10 su 10 che si sono rivolti ci hanno detto che non hanno ottenuto risultati, e questo è il motivo, cioè abbiamo anche le cose registrate, nel senso non è che lo inventiamo, e il fatto che noi riusciamo a raggiungere risultati anche in tempi molto minori spinge anche l'head coach, comunque l'allenatore dei circoli, a volersi rivolgere a noi. Tutto qua. Però per farlo uno deve aprire la mente a qualcosa che magari prima non esisteva, perché questa non esisteva prima. Quindi se uno non apre un po' la testa diventa vittima dei pregiudizi. Va bene, ho concluso e niente, adesso Andrea, gestisci tu le varie persone, dai la possibilità, facciamo magari un paio di giri, esatto, e diamo la possibilità a ogni persona almeno di fare paio di domande, no? Così almeno gli rispondiamo. Ok. Non so se vedete bene la condivisione dei pain points. Quindi scegliete, diciamo, quelli che sono i punti di dolore che più vi causano danno, nei quali più vi riconoscete, ecco. Io direi identità di gioco e gestione della rabbia, forse. Okay. Allora, senti, identità di gioco, tu che tipo di giocatore senti di essere? Cioè, innanzitutto magari fammi una breve introduzione, no? Mm-hmm. Tuo percorso, così giusto per capire che livello hai. Ok. Io ho cambiato tanti sport nella mia vita, mm-hmm, e 2 anni fa ho iniziato a giocare a tennis e continuo perché mi piace veramente tanto. Ok. E diciamo che penso un po' come tutti, all'inizio hai tanta voglia di spaccare, di vincere sempre, no? Magari di fare solo dei winner. Invece adesso sto provando magari a diventare un po' più difensivo. Solo che io chiamerei questa parola più che difensivo, la definirei un pochino più solido, no? Quindi a fare meno errori. Esatto, meno errori. Però quando tu scegli come... Tra l'altro, tieniti il tempo che hai per leggerli tutti, perché se mi parli di identità di gioco, questa è una cosa che richiede un bel po' di lavoro, però voglio spiegarti che l'identità di gioco è un qualcosa che già me lo hai spiegato tu, cioè tu sei uno a cui piace attaccare, ok? E probabilmente sei uno di quelli che non ha paura di tirare, di lasciare andare il braccio, giusto? Esatto. Che classifica hai? Ah, io ancora non ho giocato in tornei.
Ah, quindi non hai giocato in tornei. Ok. No, no. Va bene. Cioè, in questo caso il lavoro che si può fare con te è cercare di darti un equilibrio, nel senso che bisogna rispettare la tua identità di gioco, che va bene, perché voglio dire, giocatori che tirano forte oggi è pieno. Poi bisogna vedere che questo si chiama tennis e non chi tira forte, chi tira più forte vince, no? Quindi una cosa che farai con te è cercare di capire se riesci a controllare i colpi. Ma posso farti una domanda? Cioè, sì, quello sì, dell'identità di gioco magari è un discorso che mi fa un terza categoria, un seconda. Tu, cioè, vai in campo, ah, ma tu non hai, cioè, tu non hai competuto ancora, questo è il problema. No, abbiamo un torneo in programma, ma bisogna vedere se poi lo fanno. Ah, perché il concetto è che il vero tennis lo respiri nel momento in cui vai a competere. Sì, allora sì, lì sì che cominciano a venire fuori tutte le paturni. Per quello ti dicevo, cioè, ti chiedevo ansia, paura, tensione, niente. No, però io sento molto anche l'allenamento, anche il singolo esercizio io lo sento molto. Figurati un po', se tu senti il singolo esercizio, figurati quando vai in partita. Ok, va bene. E quello dell'identità di gioco, ripeto, è un lavoro che richiede un attimino anche un vero e proprio allenamento pratico in campo. Però nel tuo caso devi veramente iniziare a competere, allora forse sì, poi riesci veramente a capire. Ok. Ok, passiamo a un altro. Allora, CM, tu sei Christian? Ti stavo chiedendo di attivare l'audio. CM, non so se si è frizzato. Ma andiamo con Alessandra, dai. Magari una volta che poi l'audio di CM... Ciao. Sì, ciao Alessandra. Okay. Ciao Ale. Che dire, questi punti troppi ce ne sono. E direi i più importanti: fiducia nei propri mezzi, mi rimprovero troppo, rendimento altalenante non ne parliamo e basta scuse. Siamo sempre lì a un passo. Ok, cioè, okay, allora, mi rimprovero troppo, basta scuse, no? Cioè, ma basta scuse nel senso che tu riconosci che, cioè, non lo so, no, ma c'erano i moscerini, c'era il sole, c'era alle il volte, campo. Alcune volte sì, alcune volte sì, 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 capita. Non sempre, magari, però qualche certo, scusa ogni tanto salta fuori. Questo, cioè, realmente posso dirti che capita anche ai seconda categoria, cioè, voglio dire, è una cosa normale. La cosa buona è che comunque già il fatto che lo riconosci ora diventa un pochino meno buona nel momento in cui a quelle scuse tu ci credi. Ah, certo, chiaro. No, ma già il fatto di identificarle mi rispondo da sola, che se sono delle scuse già le ho... È per quello. Però in quel momento funzionano al contrario, no? Ti fanno, magari ti paralizzano, ti dicono, ah, ma dipende da quello, la lente a contatto, cioè, ce ne sono... Ah, quindi ecco, cioè, quindi mi stai dicendo che magari quando giochi per competere... Ok, quindi come vedete è un processo che, diciamo, invita a fare questi quattro passi, ognuno è importante come l'altro... No? Se non si riesce, se magari si fanno dei saltellini ma non si respira bene, non si tira fuori l'aria, non si espira in una maniera forte, ovviamente io mi tengo tutta la tensione, no? Magari mi attivo con i salti, però mi tengo tutta la tensione addosso. Quindi è importante magari tenere tutti e quattro presenti per poi andare all'ultimo, che sarebbe quello che poi porta alla previsualizzazione, quindi resettare, no? Resettare sarebbe proprio considerare che stai 0-0, che è il primo punto della partita, diciamola così, e questo sì, primo, cioè, punto è una regola, lo devo affrontare. Una regola del tennis, ragazzi, è proprio questo, ma è veramente una regola come accendere il motore di un'auto, cioè se non mettete la chiave, non girate, l'auto non si accende. E così nel tennis, se non fate questo, non giocate a tennis, fate uno sport che significa massacrarsi, ok? Cioè voi dovete, prima di entrare in campo, il giorno prima anche, sapere che a tennis si gioca perdonandosi, dimenticando e ogni punto con fiducia. Ma pure se ho fatto veramente 40 errori,
ma veramente, guardate, io ho giocato con dei vecchi volponi che la palla non te la fanno sentire perché giocano proprio per toglierti il ritmo. Ho fatto una marea di errori, ma io, grazie a Mental Tennis, avevo capito che andavo già in campo perdonandomi, e bello, ho messo in pratica i miei correttivi e alla fine porto a casa anche quelle partite, però sempre con un atteggiamento veramente molto molto indulgente verso me stesso. Guardate, ve lo dico, io ho detto che se siete indulgenti verso voi stessi e vi perdonate e non siete troppo rigidi, vincete il 50% di partite in più, e non è una scusa, è veramente la verità. Ok? Quindi andiamo a vedere adesso cos'è la previsualizzazione, perché questa è una cosa molto interessante che avviene nel momento in cui voi avete resettato da tutto la negatività di un futuro apocalittico, che avete già perso il set, o dalla rabbia del punto precedentemente perso in maniera goffa. Una volta che vi siete calmati, resettati, poi facciamo andare a vedere anche dei filmati dove i pro resettano e previsualizzano. Ok? Questo aiuta a tirare fuori l'aria e i saltelli. Ok, una cosa, quando siete in balia della paura, ricordatevi che la paura purtroppo non è soltanto una questione di capire, ah sì, vabbè, è razionale, no, purtroppo la paura è fisica, è come se qualcuno ci possedesse e che ti senti bloccato, cioè fisicamente ti fai fatica a girare, a fare le cose, sembri Robocop. Quello che aiuta a vincere la paura è un meccanismo di fisicità che può aiutare anche con il semplice saltello, ok? Il saltello può aiutare molto, ok? E la respirazione. Tirare fuori l'aria non in maniera semplice, ma piuttosto sostenuta. Forza, dai! E un dialogo interiore animante, continuamente animante. Forza, dai, su, dai, su, tranquillo, dai, forza. Ok, quindi sostenervi, non darvi addosso. Molte persone si danno addosso l'intera partita. Ok, ora andiamo a vedere la previsualizzazione, un altro strumento che potrebbe sembrare piuttosto semplice, ma guarda caso, tante volte fa vincere le partite, perché se tu sai cosa devi fare quando c'hai un match point o a favore o contro, è come se tu dessi alla tua mente una doppia immagine. Tu sai già che quello ti attacca sul rovescio e viene a rete. Che cosa fai? Può darsi che te scegli e ti sposti sul dritto e gli piazzi un vincente. Oppure scegli di giocare il passante di rovescio, ma non lo giochi magari moscio e slice perché ti fa la volée. Però tu stai previsualizzando. Oppure il match point ce l'hai a favore. Allora dici, ok, sai cosa c'è? Gli ho servito tutto il torneo, tutta la partita, gli ho servito in kick sul suo rovescio. Sai cosa c'è? Adesso gli servo una prima cagata sul suo dritto che magari la butta in rete. Tante volte succede il fattore sorpresa e quello non se l'aspetta, cambia impugnatura in affanno, pensa che sbaglia e sbaglia. Ok? Ad alti livelli invece gli serve una prima piatta in centro. Ok? Ma è per farvi capire, veramente c'è anche un fattore sorpresa nel tennis. Ok? Però tu l'hai previsualizzato. Andiamo a vedere che cos'è. Francesco, commentalo tu se puoi. Aprigli il microfono. Sì, sì. Ci sono. Allora, che cos'è la previsualizzazione? Quel processo, una procedura che appunto aumenta la capacità di concentrazione prima di iniziare ogni singolo punto. In cosa consiste? Quindi prima di giocare ogni singolo punto bisogna seguire questa procedura. La prima cosa è appunto previsualizza i colpi che vuoi eseguire. 2. Decidi lo schema di gioco per vincere il punto, respira e tira fuori l'aria prima di iniziare il punto ed esegui quanto hai previsualizzato senza avere esitazioni. Quindi la prima cosa da fare è davvero prima di giocare il punto. Io l'ho trovato questo, quando ho imparato questo strumento, devo dire che ho trovato un beneficio incredibile, perché cambia molto come si gioca il punto. Spesso si gioca in affanno, non si pensa prima di giocare il punto. Invece bisogna prendersi tutto il tempo. Pensare qual è il colpo che voglio eseguire. Se sto servendo, come stava spiegando Filippo, come voglio servire. Ci si prende tutto il tempo che si vuole. Quando Djokovic fa rimbalzare la palla tutte quelle volte, lui sta pensando cosa vuole fare, si sta concentrando. Questo metodo aiuta a concentrarsi prima di giocare ogni punto. Quindi come voglio eseguire il colpo?
lo decido, quindi mi concentro, ok, ho deciso cosa fare, respiro, perché questo dà consapevolezza al corpo e al nostro pensiero, e poi lo eseguo senza pensarci più. Nel momento in cui ho pensato e ho deciso cosa fare, lo faccio, senza esitazione. Perfetto, grazie Francesco, molto bene. Ok, torniamo alle domande. Avete domande intanto, ragazzi? Prima che facciamo poi magari gli ultimi due principi del mindset e poi vi lasciamo andare. Qualcuno di voi ha qualcosa che vorrebbe chiedermi? Qualche difficoltà in gioco? Che l'iPhone se servete Luigi. Alzate la mano perché così Andrea vi vede e vi dà la link. Okay. Magari volevamo sentire l'iPhone di Luigi corrisponde a, non so se riesce a parlare, perché c'è sì. Pasquale che sta guidando, quindi lui potrebbe anche attivare l'audio. Però Luigi, non lo so, magari un altro tra di voi che vuole fare delle domande. Mi sentite, Pasquale? Sì. Vai. Eccomi, perdonate per l'audio e per il video. No, io volevo fare la mia testimonianza, perché con Filippo ci siamo già incontrati a Roma, a Cinecittà con Roberto Chiappini, non so se ti ricordi. E, come no? E in quell'occasione quindi abbiamo messo un po' in pratica quasi tutti questi punti, ovviamente nel pochissimo tempo, e poi li ho portati in campo. La previsualizzazione è una figata. Ok, più spontaneo di così non si può. Sì. Assolutamente vero tutto quello che diciamo si sta dicendo. Previsualizzare il punto aiuta tantissimo. La difficoltà è mantenere alta quel livello di concentrazione. Sì. È uno sforzo veramente molto alto. Pensate a Natale, infatti, che è una cosa esagerata. Esatto, pensate quello lì, ma quello si deconcentra nel momento in cui dà la mano all'arbitro, quindi figuratevi che forza mentale deve avere. Ok, diciamo invece un aspetto sul quale vorrei io migliorare tanto è la serenità interiore, perché è una cosa che ho già provato quando giocavo insomma parecchi tornei, a un certo punto entravo in campo e ero proprio rilassato. Sapevo già che dovevo fare, giocavo e basta. E poi si vedeva. Quindi quella sensazione, ecco, ritrovare quella sensazione. Quello lì è un percorso che comunque alla base, io voglio dire questo, nella serenità interiore la base è a volte cercare di non essere un pochino vittima del proprio personaggio. Cioè, se uno prende coscienza... questo, ripeto, può essere un discorso valido per fino a un certo punto, poi quando cominci a essere in seconda categoria con ambizioni diverse, ok, però terza, quarta categoria, se uno riesce a non essere vittima del suo personaggio, a entrare in campo dicendo ok, io vado, cerco di dare quello che è il massimo e io valgo questo, non devo pensare che valgo di più o di meno. Io entro in campo per dare il massimo, stop. E allora, quando si sposta l'attenzione veramente dal risultato alla prestazione, e qui infatti entriamo nel primo principio della mentalità vincente, che è quello che insegno, e sto settimane ad insegnarlo ai ragazzi, non sto due minuti, settimane, spostate l'attenzione dal risultato a quello che dovete fare per vincere la partita. Perché se voi mentre giocate pensate, Dio, sono sotto 1-4, il vostro corpo sarà iperagitato. Il vostro stato interiore non potrà essere rilassato. Se voi invece entrate in campo pensando che è soltanto una partita di tennis, che ve la potete godere, che farete i cambiamenti o gli aggiustamenti di itinere necessari per provare a vincere, allora veramente aumenterete le vostre performance in maniera stratosferica, e non è veramente una bugia. Perché una persona che è rilassata ma grintosa riesce a esprimere il meglio di sé.
Una persona che è concentrata, oh mio Dio, è venuto Luigi a vedermi, adesso che figura di M farò, se perdo con questo che è molto meno forte di me, come fa a giocare a tennis? Ok? Quindi primo principio dice spostate l'attenzione dal risultato alla prestazione, o meglio, fate quello che è necessario per vincere la partita. Molte volte le persone sono intrappolate nelle paure, non leggono la partita e non fanno le mosse, le azioni necessarie per poter vincere. Ok? Quindi, qualcun altro non ha parlato? Avete parlato tutti? C'è qualcuno? Ah sì, sì, dai, Simone, Simone. Ciao ragazzi. Ciao. Filippo, ti volevo chiedere, abbiamo parlato di previsualizzazione. Sì. Questa cosa personalmente la faccio già, però ho alcune difficoltà a mettere in campo quello che ho previsualizzato. Sì. Cioè, dopo aver visualizzato il punto, più che tutto il punto, magari i primi due o tre scritti. Esatto, sì, esatto. Che ho in mente. Certo. Poi, una volta arrivato lì a poter giocare esattamente quei colpi, non riesco. Ok. Guarda, Simone, da quello che ho capito io, anche dal linguaggio del corpo, mentre vai a fare queste cose, c'è, tra virgolette, chiamala così, la personalità disfunzionale che ti rema contro. Il problema è che tu la stai ascoltando e non ti ribelli a questa cosa. E qua ci vuole un allenamento specifico in campo, una chiacchierata con me, ma poi un allenamento specifico in campo dove io ti devo far gridare e liberare da questa minchiata che ti trattiene. Cioè tu devi essere più forte della tua paura, quindi ora che tu riesca esattamente a fare quello che hai previsualizzato dipende anche tanto dall'avversario, ma che se tu scegli di fare una cosa e poi non riesci perché, tra virgolette, ti autocastri, no, quello non va bene, quella è una cosa su cui bisogna lavorare, ok? Perché lì è una questione di fiducia, autostima o anche dipende un po' cosa ti hanno detto da piccolo e quant'altro. Però, ripeto, è una questione... Ops. ...di formazione. Mi senti? Ok, adesso sì. Di nuovo sì, vai. Prova a sentire Adriana Spirocu di Rimini, che mi ha chiamato e ho... Ah, perfetto. Scrivere un messaggio. Quindi, in quel caso c'è un lavoro che specifico sia di formazione per capire cosa ti sta accadendo. Ti diamo uno strumento che si chiama rompere la paura, perché è come se tu vai, quando c'è scritto lì nella previsualizzazione, c'è scritto, come ha detto Francesco, senza esitazioni. Ok? Mm-hmm. Perché io sono così deciso nel linguaggio del corpo? Perché la paura ti trattiene. Quando vai per tirare un colpo, in quel millesimo di secondo viene la paura e lo sbagli. Tu devi andare, e come dicono i ragazzi, com'è che dicono? Schioppare la pallina, no? Cos'è che dicono anche? Scoppia la palla, qui a Roma, scoppia la palla. Sì. Tu la pallina la devi scoppiare. Allora, se tu lo fai, veramente lo fai e ci credi, vedi come la paura l'hai rotta. E infatti si chiama questo strumento rompere la paura. Eventualmente poi lo faremo insieme. Filippo, tra un minuto scade di nuovo la chiamata. Vi rimando il link. Allora, okay. Mandiamo l'ultimo link e poi vi lasciamo andare, ragazzi. Ok? Rimandiamo l'ultimo link. Vai. Ti sei portati rinforzi. Ho capito allora. Come stai? Prima di concludere con l'ultimo principio, mi piacerebbe, anzi, io direi concludiamo, vi do l'ultimo principio che è uno strumento di mental tennis che applichiamo nel mindset. Dopodiché, Andrea, se vuoi chiamare Diego, che ci fa un saluto. Sì, ci ho preso un segno, non consensualità. Togli l'italiano. E chi, nel senso che... Ecco qua. Ok. Allora, intanto vi spiego questo secondo principio. Allora, abbiamo detto che il primo in assoluto, allora, per darvi un'idea,
io sono l'allenatore di tennis mentale, quello che guardo è se la persona che sto allenando mette in pratica questi principi. E si presuppone che il linguaggio del corpo che la persona ha quando scende in campo evidentemente è quello di una persona che si dà da fare, che lotta, che cerca delle soluzioni, non quella che è legata alla paura, perché il corpo quando ha paura lo si legge, okay? Il linguaggio del corpo lo rivela, ok? Il secondo principio dice, guarda, il tennis è uno sport che si gioca un punto alla volta, rimani ancorato con la mente solo nel momento presente. Questo è un principio fantastico che serve tanto anche nella vita di tutti i giorni. A me è servito in maniera sconvolgente in questo periodo del Covid, ok? Perché? Perché ti fanno pensare a futuri apocalittici e ti tolgono la speranza. E invece se io mi sto prendendo una tazza di tè, in quel momento mi godo il tè. Se io in quel momento mi sto mangiando una carbonara, mi mangio la carbonara. Se sto lavorando, sto lavorando. Se sto giocando a tennis, non posso far andare la mente nel futuro, ma nemmeno al game successivo. Io devo provare a dare tutto me stesso per provare a vincere il punto. E quello serve il processo di reset e il processo di previsualizzazione. Quindi io, il processo di previsualizzazione, ragazzi, bene specificarlo, è ti dà la possibilità di fare due o tre mosse previsualizzandole, ma poi se l'avversario ti respinge la palla di là, lotta, e da lì uno deve giocare a tennis. Non è che uno si visualizza l'intero punto con 25-26 scambi. No, dice ok, tanto mi tiro via l'ansia, dopodiché servo centrale e vado a rete e gli faccio, non lo so, la stop volley, oppure servo, mi sposto sul dritto, copro tre quarti di campo col dritto e al posto di fare l'inside out faccio l'inside in e poi vado a rete. Ho previsualizzato, perché io so già che lui col rovescio mi risponde in slice. Stavolta, al posto di rispondere incrociato, mi sposto sul dritto, gioco lungolinea e veloce. Questo è previsualizzare. Però tu stai facendo, diventi in qualche modo responsabile e padrone del tuo destino. La palla è andata fuori, hai sbagliato? No, non hai sbagliato perché la palla è andata fuori. Tu hai provato a essere proattivo. Magari sei stato sfortunato. Sbagli nel momento in cui tu non sai che cosa fare perché cedi alla paura e comincia la solita cagata di smorzata per liberarsi dallo scambio. Oh, lì che sbagli. Ok? Quindi, quando tu hai un'identità di gioco, un game plan, quindi un piano di gioco, e sei fedele, lo segui, se sbagli, pazienza. Sono due errori che stanno uno su Saturno e l'altro su Nettuno. L'errore che non si sa quello che si sta facendo, quello è grave. E quello bisogna perdonarselo. L'errore invece, che fa parte della costruzione di un gioco, è una cosa che è un investimento. Vuol dire che io, anche se sto sbagliando, sto permettendo a me stessa o a me stesso di investire in un qualcosa che magari nel punto successivo magari non mi porta niente, ma nel corso della partita mi farà vincere. Wawrinka Djokovic 2015. Wawrinka ha sfondato letteralmente il muro tirando dei razzi. Non ha cambiato l'identità di gioco, ha capito che tirando forte avrebbe rotto il muro. E questo è quello che ha fatto. Però ha perso il primo set. Uno si sarebbe scoraggiato. Poi è andato in bagno, è tornato, tirato ancora più forte. Ok? Poi a volte il game plan si può cambiare, perché se una cosa non funziona, poi lì sono scelte personali e noi vi insegneremo a non... Ah, ma cosa devo fare? No, attenzione. Io quello che ti insegno è sviluppare il tuo istinto, a credere in quello che tu senti. Non devi sempre cercare la soluzione al di fuori, devi sentirla quello che vuoi fare tu. Allora, Andrea, Diego, ti ha detto... Abbiamo Diego qui, già ragazzi. Perfetto, allora. Ragazzi. Ciao. Volevo introdurvi Diego Narciso, come sapete, ex giocatore di Coppa Davis, adesso allenatore ATP e commentatore di Super Tennis. Così, per innanzitutto salutarlo perché è un grande amico, mi fa tanto piacere rivederlo, e poi perché quando ci sarà l'occasione, se qualcuno di voi vorrà poi seguirmi, vi porteremo proprio nella sua Academy, dove lì alleniamo appunto i professionisti. Diego, a te la parola, come stai caro? Tutto bene? Buongiorno a tutti, buongiorno Filippo, buongiorno ciao, Andrea. Ciao Diego.
Sei in guarda, macchina. Grazie. Sì, sono ancora perché oggi ho allenato ancora Federico e gli altri che partono poi settimana prossima per andare in Turchia, quindi non possiamo, anche sabato e domenica ci alleniamo. No, niente, io la mia testimonianza, innanzitutto saluto tutti quelli che stanno ascoltando. Se posso dare la testimonianza come ex giocatore prima di tutto e poi come allenatore, e come anche appassionato di tennis e persona che ha visto, diciamo, che ha fatto, diciamo, della sua passione poi la sua professione, la mia esperienza senza la parte mentale praticamente non si possono raggiungere i massimi obiettivi che ognuno di noi ha, cioè non si riescono a raggiungere neanche lontanamente i propri, diciamo, quello che sono le proprie potenzialità, quindi è ovvio che tu sai benissimo ed è per quello che lavoriamo insieme, che ritengo che la parte mentale sia non più come dicevano un tempo quando si diceva che il 30 per... si diceva, mi senti? Mi sentite? Sì. Ok, quando si diceva che il 30, che diciamo che il tennis era diviso in tre parti, un terzo per la parte tecnica, un terzo per la parte fisica, un terzo per la parte mentale. Oggi ormai è ben, come dire, risaputo che la parte mentale rappresenta oltre il 50%, cioè o almeno il 50% di questo, di, diciamo... delle risorse, perché se non si riescono a mettere a, diciamo, le proprie potenzialità, il proprio lavoro non viene, diciamo, applicato, quindi senza l'applicazione praticamente è un lavoro che poi sotto pressione va quasi sempre perso e pertanto è un lavoro che si fa sì in campo benissimo, i ragazzi lo riescono anche a svolgere con attenzione quando non c'è ansia, quando non c'è diciamo in ballo il punto vero, però poi quando comincia a giocare come i giocatori del giovedì e della domenica che si dice no, anche nel calcio, il problema è che il giovedì è facile giocare in allenamento, poi la domenica bisogna però applicare e molto spesso questo non accade proprio perché mentalmente ci sono dei blocchi, questi blocchi vanno rimossi e da qui tutto il lavoro che fai tu e che facciamo insieme, insomma. Assolutamente, assolutamente sì. Diego, io so che sei in macchina, non ti voglio togliere altro tempo, ma grazie mille per la tua testimonianza, comunque sei stato un grande campione del tennis italiano. Tra l'altro, Filippo, tra l'altro, oltre ad essere stato un grande campione, sono stato uno che aveva avuto da sempre bisogno, dal 1990, ho avuto bisogno di aiuto psicologico, che all'epoca si facevano con gli psicologi normali. Io penso di essere stato il primo nel 1989 a portare Umberto Longoni, che è uno dei più grandi psicologi sportivi italiani esistenti, con me nei tornei, per cui voleva dire, cioè, eppure Umberto non c'è riuscito, ha buttato la spugna, anche lui ha gettato la spugna, per cui, no, nel senso che so quanto c'è bisogno, insomma, della parte mentale, perché non ero sicuramente uno che riusciva a fare le cose con facilità, ecco, da quel punto di vista, quindi sono un testimonial della difficoltà, ecco, di come applicarla. Sì, assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, apro e chiudo la parentesi veloce. Con Diego stiamo sviluppando un protocollo, evidentemente io nel mio ambito, lui nel suo, perché io non sono né stato un giocatore ATP, né sono un coach ATP, e nemmeno è mio compito esserlo, un protocollo dove si uniscono le conoscenze proprio per, diciamo, installare questa sorta di software a bomba nei vari giocatori che poi veramente vogliono provare a essere dei giocatori professionisti, anche perché, ripeto, vediamo tutti i giorni entrambi che quando la mente funziona, la mente diventa un detonatore delle prestazioni in campo, perché sennò siamo come i criceti che corrono su le ruote di plastica ma non vanno da nessuna parte, cioè ti puoi allenare, fare 1000 cesti, poi vai in partita, la tensione, la pressione ti annientano il tuo gioco, cosa serve che ti alleni come un pazzo, devi allenare la mente come c'è scritto nella presentazione. Grazie Diego, sempre un piacere. No, vorrei dire, sì. Ah no, vai pure. No, niente, era solamente per dire che se
ho scelto Filippo, c'è un motivo ben preciso, perché Filippo fa una cosa diversa dagli altri. Ho trovato in Filippo, diciamo, un partner, perché è la prima volta che trovo qualcuno che non, diciamo, che non va troppo a fondo nella parte psicologica, perché ci vorrebbe troppo tempo e non sarebbe, diciamo, così semplice farlo, e ci vogliono anni e anni, mentre i ragazzi hanno bisogno di avere certezze e sicurezze velocemente, altrimenti non riescono poi a continuare a fare i sacrifici che devono fare. Per cui Filippo ed io abbiamo, diciamo, lui con la testa, io con, comunque essendo stato un giocatore, so dove toccare anch'io determinati punti, andiamo subito al punto e lavoriamo sui ragazzi che stanno in campo, quindi sul lavoro in campo, che è una cosa che praticamente quasi nessuno, penso, nessuno al mondo faccia, non, almeno io non conosco un'altra realtà. Nel mondo, un'altra società, un'altra realtà che faccia lo stesso tipo di lavoro. Quindi ecco perché ho scelto Filippo, e quindi credetemi che è una cosa veramente innovativa, è una cosa importante per riuscire a fare, quantomeno arrivare alle migliori prestazioni del proprio potenziale, che non conosco quasi nessuno, neanche voi secondo me, perché molto spesso la forza della mente riesce a fare delle cose che neanche la stessa persona può pensare di poter fare. Perfetto. Grazie amico mio, un abbraccio bello. Saluta. Vi abbraccio tutti. Grazie. E a presto. Sì. Vi aspetto. Ciao Diego. Ciao ragazzi. Ciao. Va bene, allora ragazzi, l'ultima fase, poi vi lascio andare, è questa. Datemi le vostre impressioni, no? Cioè fatemi un po' capire cosa ne pensate, come vi siete trovati, insomma, perché comunque io sono una persona molto umile e sono anche dispostissimo a migliorarmi sempre. Quindi ditemi un pochino cosa... Però sblocchiamo i vari microfoni, iniziamo. Andre, anzi, fai così, dai tu a chi vuoi che parli. Allora, volevo sentire... Siamo da Alessandra, dai, Alessandra che ce l'ho qui. Ecco, ma mi sembra tutto molto interessante e anche stimolante, nel senso che però deve essere metabolizzato, perché ti mette di fronte anche a delle cose, a delle scelte importanti forse. Perché alle volte è anche facile, no, adagiarsi su quello che si è, ma anche se hai un'aspirazione, però poi, quindi ha smosso delle cose, ecco, io più di così oggi, ora in questo momento non riesco a dire. No, certo, no, ma guarda, non cerco conferma. No, nel senso proprio ci sto pensando, sì. No? Sì, no, la cosa bella però è che vedi, è andata a toccare la motivazione, no, questa cosa, se ti senti bene. E la tua motivazione è cambiata, cioè nel senso che adesso ci stai pensando magari di metterti in gioco. Quindi vuoi dirci un pochino qualcosa? Cosa ne pensi? No, sicuramente è un percorso molto molto lungo, cioè qualcosa su cui bisogna lavorarci tanto, come qualsiasi altra cosa in questo sport, bisogna farsi il culo, come si può dire. È questo. Però guarda, in questo caso non è un percorso così lungo. In realtà i risultati arrivano nel momento in cui tu metti in pratica quello che ti insegniamo. Però ecco, come diceva Diego, i tempi nel nostro caso sono anche un fattore critico di successo di mental tennis. Noi non facciamo aspettare tutto questo tempo. È ovvio che tu già in 3 mesi puoi essere completamente cambiato come giocatore, se veramente ci credi e ti rendi amalgamabile, disponibile, capito? Va bene, Pasquale, va bene, Viviana, dimmi la tua, dai, dammi la tua testimonianza. Ciao, niente, lo sai che, come ho detto tempo fa, che secondo me questa è una cosa che mancava nel circolo del tennis, sì, perché ci sono stata in mezzo per anni, certo. E penso anche sia anche più importante, non più importante, ma che la gente cominci ad allenarsi più in questa parte e non solo tecnicamente. Esatto, bravo. Hai capito? E ho imparato che sì, che è necessario. Se potessi tornare indietro e ci fosse l'opportunità di una cosa del genere,
la farei fare a mia figlia metà di questo e metà del tecnico. Brava, brava, sono convinto. Purtroppo anch'io. Non c'era, erano tutti psicologici che non ti aiutano tanto. No, sembra che ti aiutino, però non ti attaccano nel giusto punto del campo, di quando entri in campo, praticamente. Perfetto, non so grazie, se riesco a farmi capire, perché sai grazie. Il mio inglese italiano. Assolutamente. Anzi, grazie. Tutto, ti ringrazio. Scusami, Asklo, come ti chiamavi, perdonami? Ciao, sì. Maria Grazia, sì. Maria Grazia, sì. Allora, guarda, la cosa un po' che mi attira è il poco tempo per arrivare a degli obiettivi molto importanti. Poi non è che ci si arriva con 10 lezioni, ecco, questo è quello che penso, perché poi ecco, le devi portare in partita e tutto quanto. Però mi sembra un percorso interessante per questo, molto diretto. Guarda, ecco. Io però ti rispondo dicendoti che, giustamente, perché uno dice, ma cavoli, come fai con 10... Io ti assicuro, ti metto in contatto con dei miei clienti che con 10 sessioni gli hanno rivoluzionato il tennis. Quindi, cioè, ti dico, è uno dei fattori su cui puntiamo, e è ovvio che poi tu devi queste cose le devi allenare nel corso del tempo, ok? È chiaro, sì. Però il fattore tempo è uno dei fattori che ci contraddistingue, e capisco che, essendo cose importanti, capisco che la gente magari può avere una sorta di preconcetto, ma io sono qui proprio per invece testimoniarti il contrario. Già con 10 lezioni ti cambia la vita, io non sto scherzando, cioè, te lo dico, e ti metterò in contatto magari con gente che ha fatto questo percorso. Marilena. Vai. Sì, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Sì. Aggiungerei anche che secondo me è uno strumento con cui valorizzare anche soprattutto chi insegna il tennis. Perché insegnare ad affrontare la partita non è soltanto il gesto tecnico, la forza fisica, però il saperla affrontare bisogna anche saperla insegnare. E tu sei insegnante, perdonami Marilena? Sono istruttore per la XEN. Ah, ok. Perfetto. E quindi sì, si vedono tante in realtà i bambini, poi io insegno coi bambini, insomma, certo. Lavoro assieme ad un istruttore, un istruttore FIT. Ok. Delle volte è difficile anche leggere le esigenze delle persone con cui hai a che fare, e questo sarebbe molto importante, ecco. Certo. Ringrazio, passiamo all'ultima testimonianza, così poi vi saluto e vi lascio andare, che è quella di Massimo, se non sbaglio, se non c'è... Sì, c'è Massimo. Io l'ho trovato molto interessante. E penso sia un aspetto del tennis che spesso viene sottovalutato, ma che dovrebbe essere preso in considerazione di più, anche più della tecnica. E è stato anche utile vedere le routine pre-punto, come il reset, che sicuramente possono aiutare. Massimo, io sono piacevolmente colpito, perché mi fai discorsi da quasi semiprofessionista e non hai mai competuto, quindi è una roba bellissima. Grazie. Nel senso, veramente ti aspetta tutto un mondo che ti auguro di sperimentare, che è quello della competizione, dove ti accorgerai che non ha niente a che vedere con l'allenamento canonico, e dove entreranno in ballo paura, ansia, insicurezze e niente. Però questo spirito, come posso dire, anche innovatore che hai, che riesci a riconoscere queste cose, ti dà un grande merito, perché io francamente, se non avessi mai competuto, non potrei parlare di queste cose. Invece tu parli come uno quasi che allena i ragazzi. Bravo, complimenti. Grazie. Spero di trovarti nei miei corsi. Va bene, Pasquale Sirleto lo salutiamo, Antonio Raimondo lo salutiamo, e Luigi non abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Va bene, se ci ha ascoltato è stato un grande piacere per tutti noi. Va bene ragazzi, io se non avete domande vi lascio dicendovi che vi contatteremo personalmente per sapere se volete fare uno dei nostri corsi o meno, e vi ringrazio. Quello che posso dirvi è, noi ce l'abbiamo messa tutta, il resto adesso tocca a voi, se ci date la possibilità di credere o meno, ok? Vero.
Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.